Quindi il secondo. Grazie. La situazione è drammatica e ormai da anni che denunciamo il fatto che c'è una situazione totalmente fuori controllo. Un numero di cinghiali presenti sul territorio più di 2 milioni e 300 mila esemplari che ormai non solo creano danni continui a quelle che sono le coltivazioni, ma come in questo momento noi dovremmo preservarle per dare sicurezza anche ai cittadini sul fatto che il cibo non mancherà, ma addirittura rischiano di far saltare un'intera filiera, quella suinicola, per le norme di carattere comunitario dove laddove viene rilevato un caso di positività per quanto concerne la peste suina, tutti gli allevamenti circostanti al ritrovamento di quella carcassa devono essere assolutamente abbattuti. Questa situazione rischia di compromettere il lavoro di più di 30.000 allevamenti sul nostro territorio nazionale, più di 100.000 addetti e soprattutto un valore economico che sfiora i 20 miliardi. Perché io penso che in un paese normale questo non debba e non possa avvenire. Con le istituzioni stiamo lavorando in queste ore con ovviamente i ministri competenti, quindi dal ministro Patuanelli al ministro Cingolani al ministro Speranza, però oggi è il Parlamento che deve avere il coraggio di portare in discussione la modifica della legge sulla caccia per creare le condizioni solo per la fauna selvatica perché venga protratto il periodo di contenimento nell'arco di tutto l'anno fino a che non si ritorna in una situazione di piena normalità. Se noi non faremo questo, continueremo ad avere terreni che vengono abbandonati nelle aree interne. Negli ultimi anni abbiamo sfiorato gli 800.000 ettari che sono stati abbandonati e con un danno di carattere economico, come dicevamo, sull'intera filiera agroalimentare. C'è poi una questione di sicurezza per i cittadini che oggi vengono totalmente compromessa. Basti vedere quello che è l'aumento esponenziale degli incidenti stradali. Purtroppo nelle ultime ore c'è stata l'ennesima vittima a causa proprio di un incidente stradale dell'attraversamento di un cinghiale. Sono un suinicoltore della provincia di Alessandria. Noi abbiamo, dopo la scoperta del caso di peste nei cinghiali, abbiamo cominciato ad avere delle restrizioni sulla commercializzazione, sull'utilizzo dei nostri maiali, finché è arrivata l'ordinanza regionale che ci ha imposto l'abbattimento coatto dei suini sani presenti in stalla. Hanno tutti gli allevamenti sul territorio delimitato come zona rossa, zona infetta, sono stati abbattuti e conferiti a un inceneritore. E a oggi i nostri porcellai sono vuoti, i nostri spacci, i nostri macelli non possono lavorare. Io ho programmato e ho velocizzato nei 3 mesi che avevo a disposizione le macellazioni. Fortunatamente l'ultimo giorno mi sono rimasti circa 70 suini che sono stati abbattuti, perché io chiudo la filiera dall'allevamento al macello interno allo spaccio e sapendo di questa necessità ho accelerato un po' più che ho potuto. I numeri apparentemente sono pochi, però d'ora in avanti io sono fermo, io, la mia famiglia, i miei dipendenti. E non sappiamo oggi, se non si interviene sui cinghiali, la CIE non deroga in merito alla possibilità di ripopolare le nostre stalle. Cioè è indispensabile che vengano abbattuti i cinghiali, ridimensionato drasticamente il numero dei cinghiali presenti sul territorio. Questo è una lamentela, una necessità, un bisogno da anni, adesso è un'urgenza inderogabile. Non c'è nessun rischio per la salute umana, non c'è nessun rischio sul fatto che ci possano essere, diciamo così, un prodotto che perde qualità o appunto rechi problemi per quanto riguarda la trasformazione del prodotto e poi la sua commercializzazione. Questo tutti gli studi, tutte le verifiche vengono assolutamente effettuate e ripeto, non c'è nessun rischio per la salute dei cittadini. Il tema è diverso, che le norme comunitarie, laddove noi abbiamo un caso in termini di presenza, nonostante non ci sia nessun tipo di problema per i cittadini e per i prodotti, prevede l'abbattimento degli interi allevamenti. Oggi in Italia abbiamo già superato i 13.000 capi abbattuti.